Sanno le sette parole che Gesù disse dalla croce, sia vicino alla mamma, vicino a Giovanni il Battista, e anche altre cose che Gesù disse. Un'antica tradizione che viene dai francescani e che abbiamo la gioia adesso, ecco, un figlio di questa comunità, Don Luigi Silvestre, ordinato da 3 anni, ecco, e abbiamo la gioia di ascoltare, ecco, una sua parola, di spezzarci la parola e farci veramente, ecco, capire ancora di più questo amore di Dio crocifisso. Il monte, dato la sua imponenza, ha sempre rappresentato il luogo dove Dio parla all'umanità. E noi ricordiamo quando Dio ha donato le 10 parole a Mosè, di come ha affidato a determinati profeti di rivelare a un popolo un messaggio ben preciso. Ma nei Vangeli, quando si parla della vita pubblica di Gesù, ci descrivono dei monti. Abbiamo il monte delle Beatitudini, dove Gesù ammaestra alle folle nell'essere felici nel cammino verso la santità. Abbiamo il monte della Trasfigurazione, che è un monte per pochi, perché attraverso queste persone Gesù si manifesta in tutta la sua gloria. Abbiamo anche il monte del Getsemani, che è un monte appartato, dove Gesù, dopo l'ultima cena, si ritira con i suoi discepoli e dimostra tutta la sua umanità. E poi, infine, abbiamo il Golgota, ben rappresentato, dove avviene il martirio del Figlio di Dio, dove realizza la sua umanità e realizza il progetto del Padre. E ora faremo memoria, rivivremo con il ricordo quello che è avvenuto 2000 anni or sono, perché il dono più grande che ci ha fatto Cristo è il dono del memoriale della sua passione e della sua morte. Difatti, ogni volta che noi partecipiamo e viviamo e partecipiamo al banchetto eucaristico, noi davanti a Cristo celebriamo la passione e morte del Signore. E quando noi sacerdoti celebriamo l'Eucaristia, non stiamo cambiando le parole, non stiamo cambiando i gesti, non stiamo recitando, e né tantomeno cambiamo delle parole che la liturgia ci suggerisce, ma piuttosto che non è neanche una ripetizione, ma è il sacrificio di Cristo è unico, e in tutte le celebrazioni eucaristiche si riattualizza quella passione e quella morte attraverso cui noi siamo stati redenti. E allora, prima di iniziare a vivere il momento delle sette parole, nel poter farle nostre, nel poter comprendere questo messaggio di amore che il Signore dà a ognuno di noi, apriamo il nostro cuore, apriamo la nostra mente, perché queste sono parole essenziali per la nostra vita cristiana, perché ci danno la possibilità di poter conoscere noi stessi, ci danno la possibilità di poter, possiamo dire, poter correggere i nostri limiti, quelli che sono i nostri difetti. E quindi i pensieri del Signore attraverso la mia parola diventano testamento spirituale per la nostra vita di fede. Non sono semplicemente delle parole che il Signore gli diceva così tanto per dirle, ma sono delle parole che ci aiutano nel nostro cammino di vita. E allora preghiamo in questo momento per ciascuno di noi, preghiamo per tutta la comunità di Casandrino, anche per coloro che sono assenti, perché attraverso queste parole noi riusciamo a comprendere sempre di più qual è la sua volontà, cioè quello di poter mettere in pratica i 10 comandamenti e poter sempre realizzare quello che il Signore ci chiede. Amen.
prima parola. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. In questa prima espressione del Signore c'è tutta la sua descrizione, tutta la sua essenza. Possiamo dire che ci sono anche dei canti in cui noi possiamo riflettere, così come ci insegna anche la Sacra Scrittura, che Dio è amore e misericordia. E nel perdonare ai suoi aguzzini, cioè di coloro che l'hanno messo in croce per salvare l'umanità, rivela a tutti come ognuno di noi può fare altrettanto, come può amare gli altri, come può perdonare gli altri. Ma nel preparare questo momento mi ponevo una domanda: perché il Signore l'hanno messo in croce? Eppure Lui parlava di amore, parlava di pace, comunicava le realtà di Dio, cercava di portare tutti quanti noi verso la sua meta, cioè verso la santità. Eppure lo mettono in croce perché loro pensano che Dio era un presuntuoso che si faceva Dio, e ogni qualvolta che lui diceva agli altri che era un figlio, che era il figlio di Dio, lo accusavano di essere un bestemmiatore e lo spogliano di tutto, anche della sua dignità. Molto spesso noi troviamo anche nel nostro cammino delle persone che veramente non fanno altro che parlare male degli altri. E noi siamo chiamati anche a vivere con loro, siamo chiamati noi a stare con loro, a relazionarci con loro, perché se il Signore ce li ha donati è perché ognuno di noi deve vivere in pienezza verso questo Dio che ci chiama a relazionarci con tutti, ma che ci chiama anche e soprattutto alla santità. Allora possiamo dire che nelle sue ferite che noi vediamo non esce solo del sangue, ma esce veramente tanto amore, tanta grazia, tanto perdono per ciascuno di noi. E possiamo dire che Lui, nonostante abbia perdonato i suoi aguzzini, perdona anche tutti coloro che lo hanno sputato, lo hanno percosso, l'hanno fargellato, hanno fatto sì che si togliesse tutta la dignità. La dignità appartiene a ciascuno di noi e noi non dobbiamo mai vivere nel guardare all'altro solamente le cose negative. Dobbiamo sempre mettere in evidenza gli aspetti negativi degli altri. No, i cristiani vivono con l'altro, si confrontano, sperimentano l'amore che il Signore ieri sera, durante la celebrazione dell'Eucaristia, ci invitava a fare. Ieri sera in tutte le comunità cristiane abbiamo celebrato la messa in cena Domini, dove la liturgia della parola ci invitava a tre aspetti fondamentali. Ci invitava a comprendere il grande dono della sua presenza, che è l'Eucaristia, che noi celebriamo tutti i giorni, il dono del sacerdozio ministeriale, ed era anche la festa di ciascuno di noi, di qualsiasi ministro, e poi ci invitava all'amore fraterno. Ma se voi ci avete fatto caso, ieri sera nella celebrazione abbiamo visto che a un certo punto il parroco è sceso per poter lavare ai piedi ai suoi 12 apostoli. Quello non è un atto teatrale, quello non è un capriccio che gli passa per la testa del Signore per poter lavare i piedi, ma ci dà l'esempio, ci dà la possibilità di poter essere disponibile con l'altro, ci dà la possibilità di poter aiutare le persone che si trovano in difficoltà. Quello serviva, il lavare i piedi. E allora possiamo dire che in questa parola, dove veramente siamo chiamati a comprendere che cos'è il perdono, in questo momento chiediamo veramente perdono di tutte quelle persone che ci hanno fatto del male, di tutte quelle persone che vanno casa per casa per togliere la dignità degli altri. Quante volte mi ascolto, dici: io non riesco a perdonare. È vero, forse perdonare è difficile perdonare,
Ma noi preghiamo per quelle persone che ci hanno fatto del male? Cristo ci insegna questo, ci insegna l'umiltà, ci insegna ad amare l'altro, ci insegna ad accogliere l'altro. E allora possiamo dire che la cosa più importante che noi possiamo fare nei momenti difficili, quando le persone ci fanno del male, è il guardare il crocifisso, che ci insegna l'amore, ci insegna il perdono, ci insegna la speranza, ma ci invita anche a perdonare. Quante volte noi ci accostiamo al sacramento della penitenza e della riconciliazione e il Signore ci perdona sempre. E allora anche noi, a volte c'è la suocera che la fa disperare e per tanto tempo non si guardano in faccia. Addirittura se qualcuno riceve un metro di terreno oppure un metro di casa in più non si guardano per anni e anni. Ma il cristiano non è questo. Il cristiano non vive solo del materiale, ma comprende che è nato in quella comunità, in quella famiglia, e deve impegnarsi sempre di più a servire il Signore, a stare nella Chiesa e a sapere accogliere l'altro. E allora noi, in un momento di silenzio, preghiamo per tutte quelle persone che ci hanno fatto del male, perché poi alla fine queste persone sono pure brave a parlare alle spalle, però poi quando si trovano a dover relazionare non gli dicono niente. E allora noi in questo momento che il Signore ci chiama ancora una volta a fare esperienza della sua parola e del suo perdono, ognuno di noi nel silenzio prega per coloro che ci hanno ferite, per coloro che ci hanno feriti, per coloro che ci hanno fatto del male. Fra due giorni noi celebreremo la Pasqua del Signore. E quale migliore occasione relazionarci anche con queste persone che ci hanno fatto del male. Domenica scorsa siamo venuti a messa, ci hanno dato il ramoscello di ulivo. Che cos'è quella palma? È il segno della benedizione di Dio, è il segno della pace, e quella pace noi la dobbiamo portare dove c'è odio. Il cristiano è chiamato a vivere, a fare esperienza del perdono di Dio, ma siamo chiamati anche a saperlo dare agli altri. Allora, in questo momento di silenzio, preghiamo per ciascuno di noi, preghiamo per tutte le persone che ci hanno fatto del male e chiediamo veramente la grazia al Signore di aiutare tutte quelle persone che fanno solo del male agli altri, ma che non capiscono che noi siamo dei doni di Dio e che dobbiamo crescere tutti verso la santità. Amen. Seconda parola, oggi sarai con me nel paradiso. Gesù è là, inchiodato sulla croce, provocato e deriso dai capi dei sacerdoti, abbandonato dai discepoli. Viene guardato dalla folla che prima l'aveva ascoltato, l'aveva osannato, aveva compiuto dei miracoli e le persone lo seguivano. Gesù non si difende, si fa fare tutto, non è difeso neanche da nessuno. Sta per morire e questa seconda parola la indirizza a una persona, ad un uomo. E lui si rende conto che a fianco a lui Gesù è una persona speciale. È una persona diversa rispetto alle altre. E prima di morire si riconosce bisognoso della misericordia di Dio e si riconosce che anche lui ha bisogno di essere amato. Ma cosa si intende per conversione? Cosa intendiamo per conversione? Nel periodo di Quaresima, certamente i nostri sacerdoti, nel celebrare l'Eucaristia e nel vivere il momento dell'omelia, ci hanno detto certamente che la conversione è un cambiare atteggiamento, un cambiare vita, un mettere nella nostra vita
al centro la persona di Dio. Quello significa convertire, convergere. Per cui possiamo dire che quest'uomo, all'ultimo istante della sua vita, ha riconosciuto in Gesù la sua salvezza. E noi ogni qualvolta che viviamo i sacramenti, che ci accostiamo all'Eucaristia, i nostri sacerdoti organizzano sempre delle attività, adorazione eucaristica, momenti nel mese di maggio, sono dei momenti in cui dobbiamo vivere insieme, dobbiamo crescere nella preghiera insieme. E quante volte ognuno di noi vive nell'Eucaristia, vive l'adorazione eucaristica, vive i momenti di preghiera, e poi a volte non vi dimenticate che con Gesù ci sono due ladroni. Uno che si converte, possiamo dire che è il primo convertito nella storia, ma l'altro che si trova a fianco non fa altro che giudicare l'atteggiamento di Gesù, non fa altro che condannare ancora di più Gesù. Eppure lui sta donando salvezza a tutti, sta donando anche per lui. Quante volte anche noi che viviamo un cammino di fede non facciamo altro che giudicare l'altro, non facciamo altro che criticare quell'atteggiamento di quella persona, non viviamo con l'altro quella sincerità, quella vera fratellanza, quella vera amicizia, ma viviamo semplicemente a dire: la Chiesa sta sbagliando, quel sacerdote sta sbagliando, non mi piace il suo atteggiamento. Ma il Vangelo ci insegna anche la correzione fraterna. Perché noi non usiamo, possiamo dire, questo atto di correzione fraterna nel poter dire all'altro: guarda che secondo me stai sbagliando? È più bello quando ci si confronta, è più bello quando ci si aiuta, è più bello quando ci rendiamo conto che nella nostra vita la preghiera ci permette di crescere nella fede e nell'amicizia con Gesù, ma ci dà anche la possibilità di poter crescere tra di noi come fratelli. Allora possiamo dire che tutte queste esperienze che ognuno di noi vive sono sempre dei momenti di crescita umani e spirituali, perché viviamo la comunione tra di noi nella nostra comunità. A volte, ecco, ci sentiamo anche dire che non siamo capaci a fare determinate cose, ma il nostro compito come ministri del Signore è innanzitutto quello di farci conoscere Lui, con tutte le nostre umane debolezze, con tutti i nostri limiti. Perché tenete presente che siamo tutti nella stessa barca, stiamo tutti nella stessa chiesa, perché nel linguaggio biblico la barca indica la chiesa. E allora com'è bello quando ci si incoraggia l'uno con l'altro, quando invitiamo anche altre persone che non conoscono il Signore a vivere questa realtà che è quella del paradiso, che dobbiamo già vivere da questo momento. Entrare in paradiso significa stare con il Signore. E già su questa terra noi ogni volta che veniamo in chiesa stiamo con il Signore. E allora, ecco, smettiamola a volte di giudicare, ma invitiamo anche gli altri a crescere nella comunità, che ci si relaziona l'uno con l'altro quando ci si rispetta. E allora noi potremmo veramente far parte della chiesa e non escluderci dalla Chiesa. Dobbiamo sentire la parrocchia come casa nostra, e la Chiesa è il punto dove ognuno di noi si incontra per conoscere e per pregare il Signore, per comprendere quello che Lui ci chiede, il suo progetto. Anche Lui sta realizzando il progetto del Padre, stando sulla croce. E allora, come il buon ladrone, anche noi riconosciamo di essere peccatori, di tutte quelle volte che abbiamo a fianco la presenza di Cristo nei poveri, nei sofferenti, e non ce ne accorgiamo. Allora affidiamoci alla sua infinita misericordia, perché anche noi oggi ci sentiremo dire: oggi sarai con me in paradiso.
Terza parola: donna, ecco tuo figlio. E a Giovanni dice: figlio, ecco tua madre. Gesù sta sulla croce, sta osservando. Cosa sta guardando? Sta guardando che tutte quelle persone che avevano deciso di seguirlo, pian piano si stanno allontanando, sta quasi rimanendo da solo. Ma, come noi notiamo, resta ai piedi di Gesù la Vergine Maria e il discepolo che Gesù amava, Giovanni. Abbiamo visto come nella prima parola il Signore ci dona il perdono, nella seconda ci dona il paradiso, nella terza ci dona sua madre. Ed è, possiamo dire, il più grande dono, il più grande testamento che il Signore fa a tutta l'umanità, quello di aver donato sua madre a ciascuno di noi. E anche noi nelle litanie lauretane la chiamiamo che Maria è madre della Chiesa. Maria è madre della Chiesa proprio perché lei è la madre di Cristo e madre di ciascuno di noi, perché noi siamo Chiesa. Ma noi la chiamiamo anche in tanti titoli. La chiamiamo Maria Regina della Pace, la chiamiamo Maria che è madre della gioia, la chiamiamo come colei che è Regina degli Apostoli, perché Maria nella sua vita ha vissuto tante dimensioni diverse. E possiamo dire il suo obiettivo è quello di portare nei nostri cuori la persona di Cristo. E allora possiamo dire che Maria ci aiuti in questo cammino di seguela, ci dona il suo figlio, ma nello stesso tempo, in questo momento, sta vivendo una cosa molto fondamentale che a volte sperimentiamo anche nel nostro cuore, è quella della sofferenza. Noi come comunità parrocchiale, quando entriamo in chiesa, la prima cosa che noi facciamo è guardare l'immagine della nostra patrona. Però ci dimentichiamo un aspetto molto importante della Vergine Maria, che è quella della sofferenza. Perché Maria non solo dona al mondo il suo figlio, ma nel momento in cui Cristo stesso sta donando tutto se stesso, lei diventa la discepola del silenzio, diventa la madre che lo accompagna fino alla croce e resta in silenzio, perché vive di quell'esperienza con il figlio nel donare a tutti quanti la salvezza degli uomini. Allora possiamo dire che vivendo insieme con lei, è vero, i Vangeli parlano poco della Vergine Maria, però ella, possiamo dire, ci dà la possibilità di poter comprendere il dono della maternità. Quale madre, prima di poter abbracciare il proprio figlio, non è passato dalla sofferenza del travaglio? Ecco, fratelli e sorelle, questa è l'esperienza che fa Maria, un travaglio per tutta la sua esistenza. Quando Simeone profetizzò quelle singolari parole: a te una spada trafiggerà l'anima. E allora Maria taceva e conservava tutto nel suo cuore. A questa madre noi affidiamo e ci rivolgiamo nei pericoli della nostra vita, e se anche siamo dei figli ingrati, che forse non ce lo meritiamo, lei ci ascolta sempre e viene sempre in nostro soccorso e intercede per noi presso il suo figlio di tutte quelle grazie che abbiamo bisogno, soprattutto nella nostra vita spirituale. E allora in questo momento possiamo dire che la maternità di Maria si è allargata, perché noi abbiamo detto che lei è la madre di Cristo e la madre della Chiesa, ma è la madre di ciascuno di noi, e Cristo ce lo affida, così come ce lo affida a Giovanni. Giovanni indica ciascuno di noi, indica la Chiesa, per cui anche nei momenti di sconforto, di solitudine, noi non stiamo mai soli. Perché la Vergine Maria è con noi e ci dice di ascoltare quello che ci dice il Figlio. Cosa ci comunica il Signore? Quello di poter essere uomini e donne di preghiera, di poter crescere nell'amore e di stare a servizio gli uni degli altri. E allora noi
in questo momento vogliamo affidare alla Vergine Maria tutti gli ammalati, tutti i sofferenti, tutte le persone che si trovano in difficoltà, perché attraverso il suo cuore trafitto possa elevare a Dio la nostra preghiera e possa far sì che il Signore possa esaudire e comprendere tutto di quello che noi abbiamo bisogno. Amen. E insieme recitiamo: sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Quarta parola. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù si rivolge di nuovo al Padre. E sono le stesse parole che noi, durante la celebrazione di Domenica delle Palme, abbiamo ripetuto nel Salmo responsoriale. È una frase che anche noi, a volte, portiamo sulle nostre labbra. Improvvisamente, quando ci capita la perdita di una persona a noi cara, noi diciamo: perché il Signore mi ha abbandonato? Perché ha permesso questo? Una persona subisce un incidente, un nostro parente, e chiediamo proprio al Signore perché non l'ha guarito, perché ha fatto sì che lui si fosse dimenticato di qualche nostra richiesta. Ma anche quando le cose ci vanno male, a volte ci capita di arrabbiarci con il Signore e dire questa espressione. A volte la preghiera, perché questo grido che il Signore rivolge al Padre è proprio un atto di preghiera. Non è tanto un grido di disperazione, ma possiamo dire è un gridare verso il Signore e un affidarsi completamente nelle mani di Dio. Non sta percependo l'allontanamento di Dio, ma vive di quella sua figliolanza e affida tutto se stesso. E allora possiamo dire che la preghiera che Gesù rivolge al Padre è la stessa preghiera che noi, sia quando veniamo in chiesa, sia quando stiamo nelle nostre case, deve essere una preghiera con il cuore e un parlare a tu con il Signore. La preghiera non è lo zuccherino dell'anima del momento, ma è anche un gridare verso il Signore di tutte quelle cose che noi abbiamo bisogno. Ci permette di relazionarci con il Signore, ci permette di poter crescere nella fede, ci permette di crescere nella fiducia e nel suo abbandono. E allora possiamo dire che in questa quarta parola preghiamo il Signore per tutte quelle persone che per alcune situazioni, per tanti motivi, si sono allontanati da Dio. E a volte questo allontanamento non è che è una continua assenza di Dio da parte di venire incontro alle nostre umanità, ma a volte siamo noi che ci allontaniamo dal Signore. Ripeto, ci possono essere dei momenti di scoraggiamento, dei momenti difficili, ma non dobbiamo mai pensare che il Signore ci abbandoni oppure ci lasci da soli. Allora possiamo dire che la nostra preghiera deve essere una preghiera fatta di affidamento, una preghiera dove ognuno di noi comprenda che è necessario di poter ogni giorno vivere quotidianamente e nello stesso tempo vivere l'esperienza con Dio. Allora preghiamo per ciascuno di noi, viviamo di questo momento. E l'esempio che ci dà il Signore non è tanto un gridare a vuoto, non è tanto un non comprendere il progetto che Dio ha nella sua persona, ma è un affidarsi, non è un grido di disperazione, ma è piuttosto realizzare il progetto che Dio gli ha affidato. E allora viviamo anche per tutte quelle persone che si sono allontanate anche attraverso la nostra cattiva testimonianza,
perché noi siamo figli di Dio e siamo figli della pace, figli dell'amore. Dobbiamo essere figli che dobbiamo vivere questa stessa esperienza nello stare con il Signore. E allora ringraziamo il Signore, lo ringraziamo di tutto quello che compie nella nostra vita, di tutto quello che mette nei nostri cuori, e affidiamo ciascuno di noi alla misericordia di Dio, affinché possa sempre ascoltare le nostre preghiere e possa realizzare tutto quello che il Signore ci comunica attraverso la nostra esperienza, attraverso il nostro essere figli, ma nello stesso tempo nell'essere i fratelli in Cristo e anche portatori di amore e portatori di preghiera gli uni per gli altri. Quinta parola, o sete. Dopo il grido di dolore rivolto al Padre, Gesù esprime con un soffio di voce: o sete. Di solito le persone ammalate, che stanno quasi per terminare la loro vita terrena, chiedono un po' di acqua anche sulle labbra. Ma il Signore non sta dicendo questo. Non ha sete, ha solo sete delle nostre anime, ha solo sete della salvezza delle anime, ha solo sete della nostra fede, del nostro amore. Ha sete ogni qualvolta ognuno di noi non aiuta la persona che sta al nostro fianco, perché quando noi aiutiamo qualche nostro fratello e qualche nostra sorella, noi aiutiamo a Cristo a vivere con noi. E quindi possiamo dire che ha sete di tutte quelle volte che noi non andiamo a messa, ha sete quando non preghiamo, ha sete ogni qualvolta che noi non ci accostiamo ai sacramenti. E allora il cammino di fede ci interroga ancora una volta, ci fa comprendere che effettivamente vivere i sacramenti, vivere nella Chiesa è importante, vivere nella spiritualità, il donare la nostra vita al Signore, il dedicare il nostro tempo al Signore, fa sì che noi possiamo essere veramente seguaci di Cristo e non come tante quelle persone che vogliono seguire il Signore però attraverso le paure, attraverso i loro, possiamo dire, i loro problemi, si distaccano dal Signore. E allora viviamo in questo momento e preghiamo per tutte quelle persone che hanno sete di noi, hanno sete del nostro aiuto, anche della nostra correzione fraterna, perché è importante veramente vivere con l'altro, vivere in relazione con l'altro, non guardare l'altro come un nemico, anzi l'altro, se voi ci fate caso, ci fa anche da specchio, perché ci permette di poter confrontare anche con altri modi di pensare. A volte ci può far vedere anche qualche nostro limite che noi non vediamo, e noi dobbiamo sempre ringraziare il Signore per il dono che ci ha fatto, cioè di un fratello che si preoccupa per noi e che vive insieme con noi l'esperienza con il Signore. Allora anche noi viviamo anche nell'aiuto con le persone che ci stanno accanto. Non cerchiamo di essere orgogliosi per dire: io non ho bisogno dell'aiuto di nessuno. Il Signore dalla croce poteva anche scendere e poteva fare anche altre cose, eppure Lui resta lì, ci insegna l'umiltà, ci insegna anche il coraggio di dire: ho bisogno di voi. Quello significa ho sete, ha sete della nostra vita. Ha sete quando a volte noi non ci comportiamo bene con i nostri fratelli. Allora è importante vivere nella sua amicizia e avere sempre l'umiltà e il coraggio di chiedere all'altro: ho sete, ho bisogno di te, ho bisogno di una mano, non ti allontanare, perché se veramente siamo figli di Dio saremo anche capaci di vivere gli uni con gli altri. E senza entrare in competizione, senza distogliere lo sguardo da quello che il Signore ci propone
il servizio, come dicevo prima, l'amore, l'obbedire ai 10 comandamenti, il mettere al centro della sua vita Dio. Questa è la nostra comunità che deve sempre rispendere, deve sempre vivere tra di noi, attraverso le nostre famiglie, attraverso anche la società in cui noi ci troviamo. Sesta parola, tutto è compiuto. Siamo arrivati a questa parola che Gesù pronuncia dalla croce. Ormai il Signore non ce la fa più e dice questa parola, tutto è compiuto, che certamente non è una parola di rassegnazione. Ciò significa che tutto è stato portato a compimento, tutto è arrivato a perfezione. Ma cosa? È arrivata a perfezione la missione che Dio gli affida. È stata portata a compimento secondo il suo volere. Gesù, dopo essere sceso sulla terra, dopo aver annunciato il regno di Dio a tutti, dopo aver dato l'incarico agli apostoli nel poter portare la parola di Dio a tutti, se ne sta ritornando nella sua origine. E anche noi, attraverso il battesimo, abbiamo ricevuto una missione ben specifica. Non è solamente il compito del sacerdote di annunciare il Vangelo, non è solamente il compito nostro di poter portare il Signore agli altri, soprattutto a tutte quelle famiglie che non lo conoscono. Ricevendo il battesimo, noi siamo innestati in Cristo e abbiamo una responsabilità, e cioè quello di portare a tutti la parola del Signore. Ma la portiamo attraverso il nostro esempio, la nostra generosità, il vivere nel fare sempre di più esperienza con questo Dio. Non occorre a volte dire tante parole alle persone, dire proprio chissà che cosa, né tantomeno bisogna essere anche tanto scienziati, ma bisogna vivere questa esperienza con il Signore per poter fare, diciamo, il raccontare agli altri che con il Signore ci si sente perdonati, ci si sente accolti, ci si sente amati, ci si sente anche abbracciati in alcuni momenti della nostra vita quando stiamo da soli. Allora riflettiamo sulla missione che Dio ci ha affidato. Viviamo quotidianamente il nostro rapporto con il Signore. Non dobbiamo pensare ai nostri limiti, ai nostri difetti, a dire io non sarò capace di fare determinate cose. A volte basta poco, veramente basta poco, comunicare agli altri il voler bene, il dire il Signore ci invita a fare questo. Il dire perché non facciamo una preghiera tutti insieme, perché non andiamo in chiesa insieme, no? È anche quello il nostro compito, non è solo nostro, ma è di tutta la Chiesa il poter annunciare agli altri il Vangelo di salvezza e il poter dire agli altri che Dio ci ama così come siamo, indipendentemente dai nostri limiti e dai nostri difetti. E allora possiamo dire in questa sesta parola, preghiamo per ognuno di noi, perché tutti noi abbiamo ricevuto una missione ben specifica da Dio, ed è proprio quello di annunciare agli altri il Vangelo, nella semplicità, nel dire io sono disponibile, io se ti occorre do la mia disponibilità, se hai bisogno di qualcosa puoi contare su di me, con gli esempi. Con la nostra, possiamo dire, con la nostra disponibilità, noi anche in quel momento cerchiamo di portare la parola di Dio agli altri. La gente non ha bisogno di tante parole, ormai la gente secondo me è molto stanca di parole, la gente ha bisogno di fatti, di azioni. E allora quello che conta è che il Signore ci aiuti in questa nostra missione, è quello di poterci affidare a Lui. Ma nello stesso tempo ci chiede anche di essere coerenti con quello che noi annunciamo. Ripeto, anche se noi possiamo cadere, la cosa importante è rialzarci
e seguire il Signore e andare incontro alle persone e far sì che le persone possano conoscere il Signore, ma nello stesso tempo possano conoscere il Vangelo, perché il Vangelo è amore, il Vangelo è pace, il Vangelo è gioia che deve sempre regnare nei nostri cuori e nelle nostre famiglie. Settima parola. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E l'ultimissima parola di Gesù. Padre, nelle tue mani consegno la mia vita. Gesù è il più abbandonato dagli uomini. Gli viene tolto tutto. Si abbandona totalmente nelle mani del Padre. E attraverso questa frase il Signore ci sta dicendo che anche noi dobbiamo abbandonare la nostra vita nelle sue mani, abbandonarci la nostra vita nelle sue mani significa offrire a Lui ogni cosa, dolori, angosce, tristezze, paure per il futuro, sapendo che il Signore non abbandona mai ciascuno di noi. È come se si stesse addormentando tra le braccia di Dio. Per cui possiamo dire che la nostra vita appartiene a Dio. Quante volte, a volte mi capita di sentire per quanto riguarda gli aborti. A volte si dice ma noi abbiamo già due figli, non riusciamo ad andare avanti con il terzo figlio, allora siamo costretti ad abortire. Allora a volte noi dovremmo sempre comprendere che la nostra vita non è nostra, e se il Signore ci dona un figlio noi lo dobbiamo accogliere, perché anche su quel figlio c'è un progetto divino. Allora come è importante capire che la nostra vita è sacra, che la nostra vita è un dono di Dio. Non è nostra la vita, perché la vita ci è stata donata. E allora vivere i nostri giorni non nel perdere tempo, ma il comprendere che noi siamo coloro chiamati a donare la nostra vita a Dio e spenderci per gli altri. E allora in questa parola, dove si conclude un poco tutto l'itinerario che noi abbiamo vissuto insieme in questo momento, abbiamo ascoltato gli ultimi istanti della vita di Gesù, gli ultimi istanti che erano parole chiare, delle parole chiave per il nostro cammino di fede, delle parole d'amore che arricchisce il nostro cuore, ma solo se noi ci affidiamo a Lui, ci affidiamo alle sue braccia, solo in quel modo noi riusciamo a comprendere tutto quello che Dio ha fatto per noi. Ogni tanto, anche quando stiamo a casa, guardiamo il crocifisso che noi abbiamo nelle nostre stanze, guardiamo e capiamo Lui che cosa ha fatto per noi. E allora queste sette parole sono ancora un itinerario da vivere, di vita, un percorso da seguire per poter essere dei veri cristiani, per camminare ancora oggi nelle quotidiane vie crucis di ciascuno sul vero sentiero che conduce alla grazia di Dio. Allora anche noi, in questo momento di silenzio e di raccoglimento, vogliamo pregare per la nostra vita, per tutte quelle volte che la nostra vita non produce frutti spirituali, ma a volte si pensa solo a noi stessi, ma non abbiamo capito che la nostra vita è per gli altri. Ce lo insegna il Signore. Lui dona tutto se stesso nella croce e nell'Eucaristia, e significa donazione totale di sé. E allora preghiamo per ciascuno di noi, perché la nostra vita non appartiene a noi, appartiene a Dio, perché Lui ce l'ha donata e Lui ci dà la possibilità e la possibilità e il poter cogliere che Lui ci ama e ama anche la nostra vita. Molto spesso noi non amiamo noi stessi, a volte c'è una sfiducia perché non comprendiamo che perché noi non accettiamo i nostri limiti. Noi a volte non ci vogliamo bene perché non abbiamo fiducia in noi stessi.
noi apparteniamo a Lui, viviamo con Lui, facciamo l'esperienza con Lui. E il cristiano è colui che affida la sua vita a Dio e fa sì che ognuno di noi possa un giorno al volto e al cospetto di Dio abbracciare Dio che ci ha donato la vita, ci ha donato l'amore, ci ha donato una missione, ci ha donato il perdono, il paradiso, ci ha donato sua madre. Amen.